Concernant la course, d'abord, je voulais vous féliciter pour le succès de cette course statique. Les obstacles aussi sont... Team Poltico Meta. C'è un italiano, Josué Epis, e con il dorsale 121 Ember Svestad, dalla Norvegia, Arkea B&B Hotel. La salita di Polenta per entrare nel circuito che comprende Polenta e Bertinoro, quindi due salite per ognuno di questi ampi giri. Sono giri che di pianura ne hanno ben poca, molto interessanti dal punto di vista spettacolare, anche perché il pubblico ha potuto scegliere dove vederli passare per quattro volte, quindi molto divertente da seguire la tappa di oggi anche dal vivo. Noi cerchiamo di raccontarvela nella maniera migliore. Intanto Elisa Amici, che oggi è operativa invece che dall'ufficio di Bologna sul campo. Adriano Amici è riuscito a mettere in cantiere una settimana internazionale di coppie Bartali di ottimo livello anche quest'anno, nonostante le moltissime concomitanze, un calendario molto intasato, risente di una gara World Tour come il Catalogna e Gent-Wevelgem. Ci sono insomma una settimana piena di impegni internazionali e comunque è riuscito a mettere in piedi, dicevamo, un lotto di partenti più che degno. E come tradizione per la settimana di coppie Bartali abbiamo scoperto tantissimi ragazzi giovani interessanti. Qui il team Tecnipes in Emilia Romagna con due ragazzi giovanissimi, sono Matti e Sterbini, ragazzi che hanno 18-19 anni rispettivamente, e in altre squadre tanti ragazzi interessanti giovani, non ultimi i ragazzi che sono in testa alla classifica. Infatti nella classifica generale, alle spalle dell'esperto Bowman, abbiamo due under 23 che sono Archie Ryan e Davide De Pretto in seconda e in quarta posizione, quinto a dir la verità un altro under 23 che è il belga Jenno Berkmoes, una rivelazione, che ragazzo che non conoscevo. In mezzo a cotanti giovani Diego Ulissi insidia da vicino il primato perché ha solo 10 secondi di ritardo dal leader Bowman, e stesso tempo per Ryan e De Pretto. Poco più indietro invece il belga della Lotto Destiny, che ha 18 secondi di ritardo. Ricapitolando, capoclassifica Bowman, 9 secondi di ritardo per Archie Ryan, l'irlandese della IF Education Easy Post, 10 secondi per Diego Ulissi, 17 per Davide De Pretto e 18 per il belga della Lotto Destiny Berkmoes. Vediamo proprio qui inquadrato con la maglia di leader una classifica che vede alle sue spalle un altro ragazzo della Lotto Destiny leggermente più esperto, Sylvain Moniquet, 23 secondi per lui. Adam Tupalik in settima posizione, l'inossidabile Domenico Pozzovivo in ottava piazza con 32 secondi di ritardo. Si sta comportando molto molto bene la UF Bardiani CSF Faizané, con Pozzovivo, Pelizzari e Covili con scalco nelle immediate vicinanze. Sono ancora in odore di poter vincere la classifica generale a squadre, hanno pochi secondi di ritardo, quindi sono stati molto compatti e molto bravi. E comunque in classifica generale Pozzovivo è ottavo, Covili è quattordicesimo, Pelizzari è sedicesimo, quindi presidiano le zone alte. E intanto vedete proprio il volto
che hanno questi ragazzi giovanissimi. Archie Ryan, vi abbiamo detto, è 22enne, ma sorpresa di ieri il quarto classificato al traguardo, Lucas Nerurkar, è ancora più giovane perché è un 21enne, un po' più maturo ma sempre molto forte, il ragazzo inquadrato in questo bel primo piano, cioè Diego Ulissi. Ulissi che 11 anni fa aveva già vinto la classifica generale della settimana internazionale di coppie Bartali, quindi un bel déjà vu. Qui il corridore della Visma Alize Bike con l'insegna del primato, con squadra che ha perso Stefan De Bode nella seconda tappa, ha perso nessun componente perché sono tutti ancora in gara i ragazzi della Team Visma Alize Bike: Vermouth, Bowman, Grat, Huizing, Staumitte, Vader e Van Beckum. Qui il percorso che avevamo poc'anzi descritto: Rocca delle Caminate, poi si arriva a Polenta, breve discesa, uno strappetto, poi la salita da Via Gualdo che arriva a Bertinoro. Un tracciato decisamente impegnativo perché sarà da ripetere per ben quattro volte, quindi un tracciato che comunque alla fine presenterà quasi 3000 metri di dislivello. Gara che è nata su un attacco di sette ragazzi coraggiosi fin da subito: Alessandro Monaco, Alessandro Fancellu, Dario Gomez, Sebastien Reichenbach, Manuele Tarossi, Masuda e Francesco Carollo, gli animatori di questa tappa fin dall'inizio al comando, ma il gruppo non ha mai concesso troppo spazio alla fuga. Vantaggio più considerevole è stato comunque sotto i 3 minuti, 2 minuti e 30 circa. Non hanno voluto le squadre dei big dare troppa confidenza a questa fuga. Nello scorrere di questa fuga nei Gran Premi della Montagna a Polenta, Emanuele Tarozzi ha pensato di andare a prendere 8 punti che gli valgono matematicamente la conquista del Gran Premio della Montagna finale di questa settimana internazionale di coppie Bartali. Il secondo Gran Premio della Montagna se l'è giudicato Francesco Carollo. Ricordiamo che dei 4 passaggi solo 3 erano valevoli come Gran Premio della Montagna, però pratica archiviata per Lele Tarozzi, che vicino a casa, lui è di Faenza, qui a Forlì, vestirà definitivamente la maglia di leader di questa speciale classifica. Primo trasferimento da Piazza Saffi, si uscirà in periferia e da Viale Campo di Marte il via ufficiale per San Martino in strada, Rocca delle Caminate Meldo, la prima asperità, quella della Rocca delle Caminate. Una salita da quel versante distribuita in diversi chilometri perché ha anche alcuni tratti di falso piano, una salita abbastanza impegnativa da quel versante, un percorso che la vede però affrontata solo una volta per poi buttarsi nel circuito Polenta-Bertinoro. Intanto immagini che ci giungono in diretta con Fancellu che ha staccato i compagni di fuga, un vantaggio per il momento abbastanza ridotto per lui, il gruppo è a 1 minuto, quindi Fancellu solitario, dietro 4 corridori, Monaco, Gomez, Reichenbach e Tarozzi, ancora più staccati Masuda e Carollo, gruppo a 1.03, quindi quando siamo a praticamente una cinquantina abbondante di chilometri al traguardo, tentativo isolato di Fancellu inseguito da Monaco, Gomez, Reichenbach, Tarossi, qui inquadrato Masuda col numero 146 nel tentativo di rientrare. Vedete, problemi di tutti i tipi direi a questo punto per Masuda. E vedete, siamo in un tratto che potete già da qui capire la difficoltà di questo circuito, è molto impegnativo perché oltre alle due salite, chiamiamole ufficiali, presenta una serie di saliscendi che alla fine presenteranno certamente il conto. Mi sembra che questo tentativo di Fancellu sia
alquanto azzardato. La lavagna gli mostra il vantaggio quando mancano 45 chilometri all'arrivo di Forlì, un arrivo anche molto particolare sul velodromo Servadei. L'anno scorso si presentarono in tre con l'irlandese Benili che precedette Domenico Pozzovivo, l'anno scorso però all'ingresso nel velodromo i corridori dovevano percorrere praticamente un giro e mezzo modello Parigi-Roubaix, per capirci. Per motivi di sicurezza quest'anno è stato deciso di cambiare questo finale e di fare solo tre quarti di giro, cioè quando i corridori arriveranno dentro il velodromo percorreranno il rettilineo opposto all'arrivo, una curva e il traguardo definitivo ufficiale. Intanto Tarozzi con la sua bella maglia verde e Alessandro Monaco in coda al gruppetto che si alimenta, si sono radunati in sei alle spalle di Fancello, quindi solo Francesco Carollo non fa parte di questo gruppetto. E molto bravo è stato Tarozzi in questi giorni, ha provato in tutti i modi di andare in fuga e alla fine ha sempre portato a casa il risultato che sperava. Intanto si è aggiunto un corridore che probabilmente è rinvenuto dalle retrovie, si tratta del numero 32 Bax per la UAE Emirates, quindi squadra che quest'oggi ha deciso di anticipare, visto il tanto lavoro che hanno dovuto fare nelle tappe precedenti, dover sempre rincorrere, e molte volte poi negli ultimissimi chilometri Diego Ulissi si è ritrovato anche da solo, quest'oggi probabilmente hanno mandato un uomo in avanscoperta. Intanto Emanuele Tarozzi con la maglia verde, dicevamo, mentre è sulle rampe che portano verso Bertinoro, perché la salita più difficile è da questo versante poco conosciuto e poco frequentato anche dai ciclomatori, perché come Rocca delle Caminate, che ha 5-6 versanti, e come Polenta e Bertinoro, che anche loro hanno diversi approcci alla salita, questo è abbastanza inedito per le gare. È uno dei più ripidi, naturalmente il dislivello in questa salita è di 150 metri, quindi non stiamo parlando dello Stelvio, però abbastanza impegnativo. Poi ci saranno comunque ancora un po' di dislivelli per arrivare all'abitato di Bertinoro, si scenderà anche in un tratto poco prima di arrivare nell'abitato del paese, il paese di Arnaldo Panbianco, scomparso recentemente, e lo si è voluto ricordare in questa maniera. E ricordiamo che insomma la città di Bertinoro ha sempre onorato il suo cittadino, vincitore del giro del 1961, era il giro del cinquantenario. Intanto Bax fa sul serio, è rientrato sui fuggitivi, si è portato al comando, quindi Bax, Hagen, Reichenbach, Tarozzi e Massuda. Anche il numero 75 Hagen non faceva parte della compagnia inizialmente, si è riportato sulla fuga con un'azione probabilmente combinata con Bax, e a questo punto un corridore al comando, sei inseguitori di cui due freschi, cioè Bax e Hagen, che da poco sono in fuga, mentre gli altri componenti del sestetto, che mi pare rimangano disciplinatamente a ruota, facevano parte della fuga iniziale. Buono comunque il vantaggio di Fancello, 48 secondi, 1:20 il gruppo, quindi Hagen e Bax hanno guadagnato una quarantina di secondi, poco meno, nei confronti del gruppo principale. Gruppo principale che si è assottigliato ma è ancora molto molto forte, infatti la media odierna è decisamente inferiore a quella che i corridori hanno sempre affrontato nelle altre giornate, sono in leggero ritardo. E vedete, qui si alternano i tratti di leggera discesa e falso piano con strappi abbastanza ripidi, questo è un tratto che ha una pendenza vicina al 10%, breve, però vedete anche da queste immagini la salita di Gualdo, infatti ha una pendenza media del 9,5% sui 1300 metri, che come abbiamo detto prima non è un passo dolomitico, ma questi strappi così ripidi alla fine rimangono nelle gambe, e probabilmente tra Polenta e questo strappo c'è
il terreno se qualcuno volesse fare qualcosa nel corso dell'ultimo giro. Tra poco, dopo un po' di respiro, ci si metterà nella strada provinciale, quella più diciamo larga e regolare, con una serie di saliscendi che porteranno poi all'abitato di Bertinoro. I corridori gireranno a destra, vedete la lunga fila delle ammiraglie, il che vuol dire che il gruppo è tra questi ragazzi e le ammiraglie, non è molto distante il gruppo principale. Cercheremo poi di capire di quanto si sia assottigliato. Sempre Bax e Hagen a fare l'andatura, con Alessandro Monaco in terza posizione, Tarossi in quarta. Con, vedete, la lavagna comunica il ritardo, 46 secondi per questi sei corridori nei confronti di Fancello, 1.18 per il gruppo, quindi situazione abbastanza stabile, non ci sono capovolgimenti particolari. Intanto è verso le ultime rampe Fancello, che ha avuto coraggio, anche se è abbastanza difficile per lui poter riuscire a fare qualcosa, perché mancano ancora tantissimi chilometri. Lui è da molti chilometri in fuga, poi primi in sette, poi adesso da solo addirittura, e ancora 42 chilometri sono tanti. Però al compagno Karl Hagen a 41 secondi, e può a questo punto, dopo essere rientrato sugli ex compagni di tentativo di Fancello, e può decidere se collaborare oppure no. Da quello che abbiamo visto dalle nostre immagini, il lavoro era completamente sulle spalle di Bax, il corridore della UAE Emirates. Vediamo intanto altro strappo, è un continuo susseguirsi, una salita veramente poco regolare, non è facile da affrontare e nemmeno da interpretare, perché strappi così brevi possono essere affrontati anche con un rapporto lungo, salvo poi pagarne le conseguenze alla lunga. Le pendenze consiglierebbero rapporti più corti, più agili, però sappiamo che in questo ciclismo moderno le velocità sono altissime e difficilmente si arriva da qualche parte con rapporti troppo agili. Vedete che Bax sta dando il massimo, credo vogliano evitare di far lavorare i compagni di squadra di Ulissi, si sta sacrificando lui e vedremo poi dietro cosa capiterà. Intanto Bax, Monaco, Hagen, Reichenbach, Tarossi e Masuda in questo inseguimento, che è tutto sulle spalle di Bax, con Hagen in seconda posizione a proteggere in qualche modo l'attacco di Alessandro Fancello, corridore anche lui della Q36.5. Una fase importante della corsa, mancano una quarantina di chilometri e abbiamo letto prima i distacchi in classifica sono veramente molto molto esigui, può ancora succedere di tutto. Infatti abbiamo 16 corridori in 36 secondi, quindi con distacchi così brevi è veramente difficile riuscire a fare previsioni. Hanno lasciato la strada di Gualdo e si portano sulla strada che girando a sinistra gli avrebbe portati in un paio di chilometri al GPM di Polenta, quindi accorciando una bella decina di chilometri del circuito. Ovviamente hanno dovuto girare a destra in direzione Bertinoro e fare il giro completo naturalmente. Vediamo se alle loro spalle si riesce a scorgere il gruppo, anche perché siamo curiosi di capire chi si sta prendendo la responsabilità di mantenere i fuggitivi sotto tiro. 1.16 ci dà il transponder, 26 secondi per il gruppo di Bax. E intanto ecco la prima immagine dal velodromo Glauco Servadei di Forlì, una bellissima pista in cemento di 400 metri, l'anno scorso è stata teatro del campionato italiano giovanile di tutte le categorie giovanili, sono state tre serate di sport splendido con ragazzi e ragazze giovanissimi, è stata veramente una bella festa di sport. Il problema di questo velodromo, come potete vedere, è che gira attorno al campo di calcio, quindi oltre alla lunghezza che è di 400 metri, al problema che non si possono svolgere allenamenti di ciclismo quando si allenano le squadre di calcio. Comunque fino ad oggi sempre stato, come posso dire,
una buona forma di collaborazione, anche perché l'impianto è un impianto comunale, quindi tutte le società della zona hanno la possibilità di allenarsi. Chiaramente occorre una certa programmazione. Tra l'altro il Forlì milita in Serie D nel girone D e sta giocando oggi l'anticipo, mentre noi vi stiamo parlando gioca in trasferta a Bologna contro il Corticella, quindi l'impianto è totalmente a disposizione quest'oggi dei ciclisti. Vedete che nel tratto di collegamento tra Gualdo e Bertinor ci sono questi falsopiani, ancora a poche centinaia di metri al 2-3%, e tra poco Fancello transiterà davanti alla casa che è stata di Arnaldo Panbianco, quindi un tributo che hanno voluto portare tutti. E naturalmente, arrivando a Forlì, non possiamo non parlare di Ercole Baldini, anche lui ci ha lasciato recentemente, ma sono due personaggi che non sono in Romagna, ma viene da pensare un po' in tutto l'ambiente delle due ruote, rimarranno sempre nella nostra memoria. Ecco, proprio qui è la zona dove risiedeva Arnaldo Panbianco, la sua villetta proprio all'inizio. Vedete dove c'è il traguardo volante, qui è stato appositamente messo questo traguardo volante per ricordarlo e per celebrarlo. Tra l'altro una bravissima persona, ho avuto la fortuna di conoscere sia lui che Baldini, veramente due personaggi, due grandi, al di là dei risultati sportivi che sono stati considerevoli, perché Baldini, insomma, campione del mondo, Olimpiadi, record dell'ora, insomma, ha fatto di tutto, Panbianco il Giro d'Italia, ma erano rimaste persone di una semplicità veramente esemplare, erano sempre gentilissimi, veramente, oltre a essere stati due grandi campioni, due brave persone. Intanto qui il tratto in lastricato, finito in questo momento, discesa non molto impegnativa. Quando lasceranno la strada principale dopo la Porta d'Oro gireranno a sinistra in direzione Fratta, lì ci saranno un paio di curve, ma le hanno viste più volte, non ci dovrebbero essere problemi. Un problema invece per gli attaccanti saranno, una volta usciti dal circuito, i 10 km abbondanti di pianura che dovranno percorrere per arrivare qua al velodromo. Oggi è una giornata molto ventosa, con un vento che viene da ovest, sud-ovest, quindi sfavorevole alla marcia dei corridori. Ecco le immagini del gruppo a 1:23. Gli uomini della Lotto Destiny stanno comandando le operazioni, con un bel blocco anche dei corridori di Reverberi, del VF Group Bardiani CSF Faizané. Un bel vedere, vedete che la Lotto Destiny ha dato dimostrazione, nonostante siano tanti ragazzi giovani, di una certa compattezza. Si vede che hanno la scuola giusta e che sono abituati a correre di squadra. Dicevamo di Jenno Bergmoes, che abbiamo scoperto in questi giorni, Sylvain Moniquet un po' più maturo, ma solo 26 anni per lui, mentre Bergmoes ne ha 23, si sono fatti vedere in più di un'occasione. Diciamo il più famoso, il prospetto più interessante è senz'altro Alex Sigert, 21enne, che però ha caratteristiche non certo da scalatore, è fondamentalmente un cronoman, uomo da corsa in linea, e lo vedremo senz'altro nei prossimi anni se maturerà come tutti noi prevediamo. È un nome che ci farà senz'altro notare. Mi piace ricordare questa squadra, Lotto Destiny, che sta lavorando molto molto bene con i giovani. Infatti anche De Lee è un corridore che hanno allevato loro, giovanissimo anche lui, ancora non maturo come carattere, soprattutto deve migliorare da quel punto di vista, ma è un grandissimo atleta. Io quando ho visto correre le prime volte l'ho definito come un mezzo Bonen. Qui è la prima curva di cui vi parlavo, per piegare verso Fratta Terme. Questa zona viene definita i pollai, ci sono un paio di strappi che naturalmente questi ragazzi salteranno via con nonchalance. Questo è un tornante a destra, poi curva a sinistra, poi c'era
uno strappo molto breve, probabilmente Fancello manco se ne accorgerà, men che meno il gruppo, un po' di più i numerosissimi cicloamatori che in tutti i giorni di festa e nelle pause pranzo invadono queste strade bellissime, ideali per chi va a pedalare qualche ora, con la pazienza anche degli automobilisti, perché in questa zona sono veramente tanti, tantissimi cicloamatori che praticano il nostro sport. Quindi tendiamo la mano agli automobilisti, perché sappiamo che negli ultimi anni ci sono tante vicende di... Intanto ho ripreso Fancello, il lavoro di Bax ha dato il suo frutto, però a questo punto Hagen è costretto a collaborare, mentre Reichenbach, Monaco, Tarozzi e Masuda possono credo rimanere tranquillamente a ruota. E infatti la formazione è questa: Bax, il duo della Q36.5 e gli altri che non credo collaborino più di tanto. Infatti vedete che Alessandro Monaco giustamente lascia lo spazio ai nuovi entrati e ad Alessandro Fancello, che faceva sì parte della prima fuga dei sette, però avendo un compagno di squadra a questo punto si sacrifica per lui. Quando gireranno a sinistra mancheranno 2 chilometri all'abitato di Frattaterme, località termale molto vicina a Forlì, vicina anche all'aeroporto di Forlì. Infatti da questo bivio, girando a destra, in 3 chilometri si arriva all'aeroporto Ridolfi di Forlì, mentre andando a sinistra in un paio di chilometri si arriva all'abitato di Frattaterme, e lì inizieranno i problemi per i ragazzi, perché si andrà ad affrontare per l'ultima volta la salita di Polenta, salita che ha un primo tratto iniziale molto molto ripido per me, per loro evidentemente un po' di meno, bisogna farci la tara, e questo strappo è anche brutto da vedere perché è ripido, dritto, lo hanno visto già più volte, ma insomma è uno strappo che inibisce un pochettino i ciclisti. Poi, finito il tratto più ripido, cominceranno un'alternanza di falsopiani e strappi. Comunque la pendenza media è apparentemente semplice, nella realtà invece insomma è uno strappo di tutto rispetto. Poi una discesa nella prima parte, perché in questa situazione non hanno proprio una tranquillità completa, anche perché Diego Luis, in caso di vittoria di tappa con 10 secondi di abbuono, andrebbe a pari punti con Bowman. A quel punto bisognerebbe fare tutto il calcolo dei piazzamenti. E non dimentichiamoci comunque che anche Archie Ryan ha 9 secondi e quindi in caso di vittoria di tappa andrebbe a conquistare la leadership per un solo secondo, qualora Bowman non arrivasse nei primi tre. Quindi situazione, come potete vedere, molto molto fluida. Uomini comunque della Lotto, che sono molto molto generosi, corrono veramente bene. Andiamo a nominarli intanto: Bax, Monaco, Fancello, Hagen, Reichenbach e Tarozzi. Manca Masuda, infatti 7 uomini al comando, con un vantaggio che è attorno al minuto. La Lotto Destiny con i numeri dal 61 al 67, con Harm Van Hoek, Jenno Bergmoes, il meglio piazzato in classifica generale, quinto a 18 secondi, Logan Carey, Milan Donny, giovanissimo, compirà 20 anni quest'anno, Sylvain Moniquet, 23 secondi, sesto in classifica generale, Alex Igert, il passistone che lavorerà fino ai piedi dell'ultima salita, e Jarno Vidar, altro giovane, 18enne, che compirà 19 anni quest'anno, 21esimo in classifica generale a 1,54, quindi squadra molto molto compatta questa, una formazione improntata sui giovani, però diciamo così molto molto compatta. Intanto abbiamo visto un primo piano di Alessandro Monaco, corridore che l'anno scorso è ritornato alle gare dopo quasi un anno di fermo dovuto a un'operazione, ha voluto riprovarci, si è messo in gioco, ha fatto la stagione del calendario dilettantistico alternando diverse prove con i professionisti, ha vinto la Firenze Viareggio, una classica per la categoria dei dilettanti che si corre il giorno di Ferragosto, ha vinto anche un'altra corsa correndo per la Tecnipex in Emilia Romagna.
gli è valso il contratto con Corrat, che quindi ci proverà un altro anno dopo aver già militato in squadre professional con Reverberi. E corridore che nelle categorie giovanili era tra i primi al Giro della Lunigiana, tutte le gare internazionali da juniores. Tra gli under 23 non ha confermato al 100% quello che aveva fatto vedere da giovanissimo e non ha avuto per nulla salute tra i professionisti, ha deciso di provarci. Nel frattempo ha pensato di laurearsi in giurisprudenza, dimostrando di non essere proprio uno sprovveduto del tutto, insomma. Comunque adesso la sua testa è sulle due ruote, cerca di meritarsi un contratto anche per l'anno prossimo. E qui siamo con il vantaggio che è sceso sotto il minuto al primo falso piano all'inizio della salita di Polenta. Vedete il gruppo che si allarga perché la velocità è leggermente diminuita. Vedete che i corridori della UE si sono approcciati in testa al gruppo, stanno guardando, naturalmente avendo Bax davanti non hanno l'obbligo di accelerare, però vogliono portare Diego Ulissi nelle primissime posizioni. Quindi quando mancano 32 km con 51 secondi di ritardo da questo attacco, si stanno impegnando Bax, Monaco, Fancello, Hagen, Reichenbach e Masuda hanno 50 secondi. Qui è l'inizio praticamente della salita vera e propria di Polenta. Masuda mi è parso già subito in difficoltà. Fancello rimane comunque a ruota del suo compagno Hagen, stanno facendo un lavoro in accoppiata. Vediamo se Bax collaborerà oppure no. Ha lavorato tanto per andare a ricucire. Vedete, questo tratto è molto vicino al 10%. Mi pare che Hagen abbia deciso di togliere il disturbo e di avvantaggiarsi, pochi metri di vantaggio per lui. Buona la sua pedalata, rapporto lungo nonostante le pendenze siano comunque pronunciate in questo tratto. E vedete, comunque, lo capite dalla velocità, sono certamente pendenze di tutto rispetto, specialmente se affrontate a 30 km dall'arrivo. Il gruppo, vediamo se sceglierà di andare ad andatura regolare oppure se ci saranno degli attacchi. Per quello che abbiamo visto nei giorni precedenti, credo che Ryan qualcosa tenterà. Lo abbiamo visto che tutte le volte che la strada saliva non ha mai rinunciato a provarci e ad andare all'attacco. Vediamo se farà in questo modo anche stavolta. Bowman procede con tutta regolarità, è Bowman corridore più esperto dei suoi avversari, tranne Ulissi naturalmente. È un corridore di 30 anni, ha fatto tutta la carriera in questa squadra, prima nella Lotto Jumbo, poi Jumbo Visma, adesso Visma Lise Bike. Nelle categorie giovanili correva per SEG e in quegli anni aveva uno squadrone che ha formato tantissimi corridori poi passati al professionismo. Vedete intanto che in coda cominciano a perdere pezzi il gruppo di testa. Nelle ultime due tappe sono rimasti sempre una ventina quando c'è stato il momento decisivo della scrematura, sia a Sogliano, anche a Brisighella. Abbiamo visto che alla fine una ventina di corridori, tutti più forti, compongono il gruppo principale. E vediamo se anche oggi ci sarà la stessa frequenza. Anche a Riccione sono arrivati una ventina di corridori al traguardo, chiaramente due uomini in fuga, a pochi secondi il gruppo principale, cioè dei principali iniziati alla classifica generale, però ci sono 20 uomini che hanno qualcosa in più. Vedete che non riesce a guadagnare molto vantaggio Hagen sui suoi ex compagni di squadra, solo 10 secondi, gruppo 51 che non ha guadagnato praticamente nulla dall'inizio. Infatti vedete, ancora stanno marciando a velocità regolare, nessuno scatta dietro, qualche pezzo lo si comincia a perdere. Vediamo Thomas Pesenti, bravissimo in questa settimana internazionale di Coppie Bartali, lo abbiamo già nominato diverse volte, uno scalatore emiliano che ha avuto la possibilità di avere un contratto con la GCL
team Ucchio, e sta dando certamente soddisfazioni alla squadra di Volpi, così come sta facendo anche l'altro romagnolo, secondo classificato nella prima tappa, Maluccelli, e anche Giovanni Carboni è comunque ben piazzato in classifica generale, quindi stanno facendo vedere cose molto, molto buone, nonostante sulla carta non fossero facilmente pronosticabili. Carboni è dodicesimo a 34 secondi, Pesenti è nono addirittura a 32 secondi, quindi stanno facendo oltre le aspettative, almeno oltre le mie personali aspettative. Quando siamo a meno di 30 km dal traguardo continua l'azione di Karl Hagen, che non riesce a fare il vuoto nei confronti dei suoi ex compagni di fuga, 11 soli secondi per lui, 52 invece nei confronti del gruppo principale che si sta frazionando, ma ancora forte di una quarantina di unità. Per quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, sono una ventina i corridori che hanno qualcosa in più, ma oggi è l'ultimo giorno, le fatiche si accumulano, oggi ci saranno da scalare quasi 3.000 metri di dislivello, 2.700 e rotti, quindi un tracciato che esige anche energie essendo l'ultimo giorno. Intanto vediamo sempre con bella pedalata Pellizzari e Covili a fare da scudieri a Domenico Postovivo, che come da tradizione se ne sta in coda al gruppo, e vediamo che 54 secondi addirittura, anche se leggermente, aumenta il vantaggio di Hagen. Questo non è un super segnale per quel che riguarda la velocità del gruppo, li vedete ancora schierati con tre compagni della Lotto Destiny a fare l'andatura, dietro comunque una certa soluzione, una certa selezione c'è, vedete che anche corridori del team Visma perdono contatto. Intanto il gruppo è ancora abbastanza folto, Postovivo ha 7-8 corridori dietro di lui, quindi posizione anomala per questa fase, e comunque gruppo ancora forte di oltre 30 uomini, Diego Ulissi pedalata molto buona, bello in faccia, sembra che agilmente riesca a rimanere a contatto dei primi, ma ancora non si è infiammata la corsa. Non vedo nelle prime posizioni Ryan, che l'abbiamo visto con la maglia di leader dei giovani in decima, quindicesima posizione, quindi non ha intenzione evidentemente in questa scalata di Polenta di andare all'attacco, forse lo vorrà fare nella salita successiva. E intanto viene ripreso Fancello dal gruppo, Fancello ha compiuto quell'azione solitaria di una quindicina di chilometri, ovviamente ha lavorato un po' per Hagen finché ha potuto, e adesso viene ringhiottito dal gruppo principale. Vedete ancora una cinquantina senz'altro di uomini lo compongono, quindi non hanno ancora iniziato a dire sul serio. Vediamo che tutti gli uomini di classifica sono parte di questo gruppo, li scorgiamo anche solo per un attimo, e quindi vedete anche il fatto che il gruppo sia largo con 3-4 uomini sul fronte della strada, e che il vantaggio, che era di 52 secondi ai piedi di Polenta, qui allo scollinamento sia di 49 da un uomo solo come Karl Hagen, che da abbastanza chilometri è al comando, ci fa capire che ancora non stiano facendo seriamente. I suoi ex compagni di avventura hanno 24 secondi, hanno questo tratto di Falsopiano e di Strappi perso qualcosa. Continua l'azione di Hagen, e comunque è molto bravo, ci sta provando e sta facendo con convinzione, potrebbe servire magari ad aiutare un'eventuale azione di Gianluca Brambilla, che abbiamo visto provarci ieri, venire ripreso proprio sul finale, addirittura ha perso anche un po' di secondi che gli sono valsi un peggioramento nella classifica generale. Qui è dove è posto il Gran Premio La Montagna, vediamo il cartello è oscurato da un addetto, e siamo comunque sulla cima di Polenta. Hagen è un ragazzo che ha una certa esperienza, perché 32 anni, quindi un certo passato nella categoria dei professionisti ce lo ha, quindi ha l'esperienza per sapersi gestire, per capire come deve gestirsi,
e vedete che il gruppo in questa fase di falso piano, dove stare a ruote molto molto vantaggioso, rimane comunque abbastanza unito. Qui siamo proprio nell'abitato con l'ultimo strappo che è posto dopo il Gran Premio della Montagna, c'è una discesina, poi questo strappo che porta alla chiesa. Non è finita qui, ci saranno altri 300-400 metri in salita. Ecco, qui c'è il Gran Premio della Montagna, probabilmente il cartello prima era quello che annunciava i 500 metri al Gran Premio della Montagna e non quello definitivo, infatti il passaggio, anche se non porterà punti a questo passaggio il GPM. Dietro intanto curva sbagliata da Bax dopo che l'hanno percorsa quattro volte, allora vuol dire che non importa neanche stare attenti perché l'hanno fatta cinque volte, una curva sì, si scende contro pendenza, si gira a sinistra, però insomma l'hanno vista cinque volte, uno della sua esperienza poteva stare anche un po' più attento. Quindi all'inseguimento rimangono Reichenbach, Monaco, Masuda e Tarozzi, quattro uomini all'inseguimento e vantaggio di 23 secondi per il fuggitivo. Rivediamo intanto Bax la prende in testa, gli parte il posteriore, Tarozzi riesce a salvarsi, anche Monaco, e tanta fatica per nulla. Bax sinceramente doveva stare secondo me un po' più attento. Intanto il gruppo vede i quattro residui attaccanti con Tarozzi in testa, con Reichenbach in seconda posizione, in terza Alessandro Monaco e in coda Masuda, il corridore giapponese del team GCL, lo vedete in questo bel primo piano, e 55 per Alessandro Monaco, 104 per Reichenbach e 117 per Manuele Tarozzi. Manuele Tarozzi che sta facendo un egregio giro in questa settimana internazionale di Coppie Bartali, quasi tutti i giorni in fuga, probabilmente per la gamba che aveva. Se avesse curato di più la classifica avrebbe potuto anche ottenere probabilmente qualche risultato migliore, ma insomma ha fatto chilometri e chilometri in fuga, porterà a casa questa maglia verde e quindi credo che il suo lo abbia fatto. Chiaramente siamo nel periodo in cui i corridori si vogliono mettere in luce per cercare di meritare una convocazione per il Giro d'Italia, quindi Monaco, Reichenbach, Tarozzi e Masuda hanno pochi secondi, una decina forse meno, nei confronti del gruppo che li sta per fagocitare, gruppo ancora composto da una cinquantina di uomini. 42 secondi sul fuggitivo, ha perso qualcosa, sarà importante adesso vedere nel tratto di discesa, una discesa in cui ci sono anche un po' di curve impegnative, anche se fino a metà le pendenze non sono eccessive, quindi non si toccheranno velocità molto elevate. Cercheremo di capire il gruppo come vorrà affrontarlo, volendo può fare molta velocità specialmente nel tratto finale della discesa, però Karl Hagen merita un bravo perché comunque in tutti i modi è riuscito a tenere per diversi chilometri e non sarà semplicissimo andarlo a prendere. Qui siamo proprio sulla erta di Collinello, tra 5 chilometri arriveranno in fondo alla discesa in località Celletta Sette Crociari, a questo punto inizierà la salita di Gualdo, quindi tra 7-8 chilometri capiremo cosa vuol fare il gruppo, perché in quest'ultima scalata di Polenta non si è mosso nulla, velocità regolare condotta dagli uomini della Lotto Destiny e basta. Abbiamo visto ancora una volta per un attimo un'immagine del velodromo Glauco Servadei, vedete i colori bianco-rosso della associazione calcistica, credo si chiami così, Forlì, squadra che milita in Serie D nel girone D, è in lotta per la promozione assieme a Ravenna e San Marino, quindi una squadra che tiene alto il nome di questa cittadina molto molto sportiva anche nel calcio. Per quello che riguarda il ciclismo in questi ultimi anni Forlì è stata veramente molto disponibile nei confronti del nostro sport. Intanto vedete un asfalto ottimo rifatto proprio per l'occasione, era un po' rovinata infatti questa discesa, è stata
risistemata per l'occasione. Qui bisogna purtroppo per Hagen pedalare seriamente, perché le pendenze sono al 2, al 3, al 4%, quindi la velocità bisogna crearla, non viene da sola. Poi invece nella seconda parte sarà decisamente più veloce. Abbiamo visto però che nel tratto che io ho visionato qualche settimana fa era abbastanza rovinato, è stato completamente rifatto, quindi perfetto, e si potrà fare il massimo. Questo è il coniglio selvatico che si aggira per il velodromo Servadei. Speriamo che non faccia la volata e che si goda anche lui lo spettacolo sulle gradinate. Avete visto? È particolare quando ci sono arrivi di questo genere, che a me piacciono molto dal punto di vista della spettacolarità, perché è bello, ricorda molto la Roubaix. La Coppa Bologna, una classica per i dilettanti, finisce in una pista di atletica. Sono divertenti quando le corse finiscono in questa maniera e con degli arrivi abbastanza particolari. A parte che io ho sempre davanti agli occhi la volata di Sonny Colbrelli e Roubaix, ma sono molto interessanti. C'è il problema che il pubblico deve venire apposta, non è come quando si arriva in un centro storico di una città dove tanta gente capita quasi per caso e poi si appassiona e guarda la corsa. Qui bisogna venirci apposta, e poi con una tribuna così spaziosa si perde il pubblico, un po' come quando si arriva negli autodromi tipo Imola, tipo Mugello, o dove arrivano a volte le corse ciclistiche, con questi spalti enormi si perde un po' il senso. Intanto vedete che Hagen sta scendendo in maniera discreta, non rischia molto, però discretamente veloce, non credo che perderà molto. Vedete questo tratto finale della discesa è un po' più complicato, però qui è necessario rilanciare, perché dopo le curve la pendenza non è esagerata, quindi non si prende velocità in automatico, bisogna rilanciare, e il gruppo in questo esercizio è decisamente avvantaggiato, anche perché possono spartirsi la fatica, anche se c'è qualche curva cieca, ma anche questa l'hanno fatta già quattro volte, hanno capito come devono farla. Vedete il tratto finale, invece c'è qualche lungo rettilineo, velocità che il gruppo può sviluppare senz'altro in maniera superiore, quindi tanto scioglie le gambe Hagen, il suo vantaggio era di una quarantina di secondi all'inizio della discesa. Cercheremo di capire come sta andando appena il transponder ci darà un qualche risultato. E vedete, molto bravi i ragazzi della Lotto Destiny, lo tengono a tiro. Cercheremo di vedere se vogliono andare all'attacco, oppure, quindi mirare alla maglia di leader, oppure se aspirano a una volata che Jenno Bergmoes ha dimostrato di avere nelle sue corde, il 23enne che è comunque quinto in classifica generale a 18 secondi, ma anche vincendo la tappa non può aspirare alla vittoria, al massimo a un podio. Potrebbe avere invece un valore la vittoria di tappa, e per come stanno correndo e per le sue caratteristiche mi pare che questa possa essere la loro ambizione, con Moniquet che è più scalatore e che può magari anticipare o rispondendo agli attacchi di Ryan o di chiunque altro volesse attaccare in salita, potrebbe essere questa la chiave di lettura. Da non dimenticare anche Davide De Pretto del team Geico, con 17 soli secondi e quarto in classifica generale. Quindi potrebbe essere anche l'uomo che non ti aspetti, anche perché Davide De Pretto è molto veloce. Quindi potremmo aspettarci qualcosa da lui, e non sarebbe certamente una sorpresa se dovesse andare all'attacco. Davide De Pretto comunque, che anche lui è ancora un under 23, vedete qui si lascia la strada principale e si prende il bivio per Gualdo. Dopo qualche centinaio di metri in leggera pendenza cominceranno gli strappi, ci sarà anche una, dopo un primo strappo molto ripido ci sarà una discesina, e si inizierà quel chilometro e mezzo al 9,5% di pendenza media, quindi complesso in questo caso. 20 km e 41 secondi, un vantaggio non rassicurante per Hagen, che però vediamo molto convinto, e potrebbe anche essere il gioco del suo compagno Gianluca Brambilla.
potrebbe essere. Vedete che dietro comunque i due blocchi, Lotto Destiny e Visma Lise Bike, nei primi 10 sono tutti di loro. Diego Ulissi, che ormai è rimasto praticamente senza compagni, credo abbia il solo giovanissimo Torres, si mettono anche loro nella strada che porta a Gualdo. Dietro questi due blocchi granitici di questo team abbiamo gli uomini del Visma che stanno facendo quadrato attorno a Bowman, e quest'oggi li vediamo tutti compatti attorno al capitano. Molti uomini anche della squadra di Reverberi, il VF Group, Thomas Pesenti, lo vediamo nelle prime posizioni, il suo compagno Massuda mi pareva l'ultimo del gruppetto. Intanto c'è un attacco di un uomo della Petrol Bike, cercheremo di capire di chi si tratta. Intanto attacco abbastanza veleitario, perché praticamente la salita deve ancora iniziare, ci sarà un primo strappo duro, una discesina e poi ci sarà il chilometro e mezzo più importante. E infatti vedete i ragazzi della Lotto Destiny, grande esperienza, non accennano a reagire, lo lasciano andare, sanno benissimo che da solo questo ragazzo purtroppo per lui non può andare da nessuna parte. Lo sa lui, lo so io, Jonathan Caicedo comunque ci ha provato, poi sarei felice che mi smentisse e che riprendesse il fuggitivo, ma credo che sia un'azione destinata a farsi vedere più che altro. Potrebbe essere che magari quando si sganciano i migliori dal gruppo, trovandosi leggermente avvantaggiato, può anche sperare di farcela mantenere le ruote, anche perché non è molto lunga questa salita di Gualdo. Intanto con una pedalata un po' più appannata, ma la pendenza qui è tosta, Hagen che comincia a pagare, vedete che il cronometro comincia a segnalarci che siamo sotto i 40 secondi, 37 per l'esattezza, siamo sotto i 19 chilometri dall'arrivo, e che ricordiamo da via Roma di Bertinoro al traguardo sono 14 chilometri di discesa e pianura che li vedrà probabilmente col vento contrario. Fino a poco fa spirava molto forte, avete visto dalle immagini delle telecamere fisse poste sul traguardo al velodromo Servadei, le bandiere molto molto tese in direzione da ovest verso sud, quindi proprio marcia sfavorevole per quello che riguarda la marcia dei corridori. Buona comunque la pedalata di Hagen, appena la pendenza si è fatta più dolce è riuscito ad allungare il rapporto e ad aumentare la frequenza, bravo comunque, e infatti tiene il suo ritardo e cominciano le accelerazioni nel gruppo su questo strappo abbastanza ripido con mi pare Cepeda che stia preparando il terreno per un eventuale attacco di Archie Ryan, con Posto Vivo molto vigile nelle prime posizioni. Bowman sta attento, bravo Pesenti subito alle loro spalle, e la maglia di leader mi pare che stia faticando leggermente, ci dà un po' di spalle, ma adesso avrà modo di rifiatare in questo tratto abbastanza pedalabile. De Pretto lo vediamo lì nelle primissime posizioni, Pellizzari a centrogruppo, Posto Vivo pronto a accogliere la sfida di qualcuno che volesse provare ad attaccare. Momento importante questo, perché quando la strada ritornerà a salire lo farà oltre il 10% di pendenza, quindi lì c'è il terreno per eventualmente andare all'attacco. E Diego Ulissi, lo vedete, è iper pronto in seconda posizione, deve correre così perché non ha compagni. Intanto Hagen è già sul tratto più ripido della salita, vedete che la macchina della giuria della direzione di corsa passa, cartello che dice oltre 50 secondi per la lavagna, per noi col trasponder sono 42, tendo più a fidarmi del trasponder, e vedete che viene nuovamente portata questa accelerazione. Ulissi procede regolare col suo passo, Bowman si difende, De Pretto invece pare che colga la sfida
Vediamo cosa succede nel gruppo. A questo punto Bowman deve muoversi, non può lasciar fare, ma credo che nella salita ripida non sia in grado di andare a riprendere chi attacca. Forse preferisce mantenere la compagnia di due o tre compagni di squadra, mentre Cepeda in difficoltà. De Pretto invece una bellissima pedalata, vedete proprio il tratto di discesa, si va in una buca e poi repentinamente 10-12% le pendenze. E per il team Polti abbiamo visto una maglia svettare in testa al gruppo. Cercheremo di individuare di chi si tratta, mentre appannato ma ancora buona la pedalata del corridore della Q36.5. Visivamente Pretto ha guadagnato 100-150 metri in un colpo solo, è stato molto molto bravo, bella la sua azione, vedete che è molto convinto. A questo punto questo è un attacco alla maglia di leader, non ci sono discussioni, se le sta veramente sta andando all'attacco e sta cercando di dare il meglio di sé. Dietro sono rimasti comunque uniti gli uomini della Visma, vediamo 3-4 maglie gialle più quella di leader di Bowman, quindi sono tutti assieme, probabilmente hanno deciso procedere insieme per recuperare eventualmente il terreno perso nel tratto più agevole. Vediamo che il corridore della Polti potrebbe essere Paul Dabble, l'abbiamo visto più volte in salita in questa settimana internazionale di Coppia Bartali andare all'attacco e difendersi molto molto bene in salita. Quando scollineranno la salita di Gualdo saranno 17 chilometri che li separano dal traguardo, una certa selezione è avvenuta, ma mi sembra che questo sia stato un bello sforzo per guadagnare pochi metri e il gruppo addirittura non si è nemmeno assottigliato. E dovesse arrivare al velodromo di Forlì un gruppo così folto, assisteremo a una bella lotta nell'ultimo chilometro, perché l'avvicinamento all'ingresso al velodromo è abbastanza complicato, si farà una stradina di servizio laterale, quindi complicata, ci sarà bisogno di tutte le accortezze del caso. Intanto finisce l'avventura di Davide De Pretto, ci ha provato, ha fatto una bella sparata, vediamo se avrà guadagnato qualcosa nei confronti di Hagen, perché noi stiamo guardando la lotta per la maglia, guardiamo i big, ma bisogna comunque andarlo a prendere se si vuole lottare per la vittoria di tappa e per i 10 secondi di abbuono. E mi sembra che Giovanni Carboni sia il terzo corridore di fianco a Pozzovivo, con De Pretto che rimane comunque nelle prime posizioni del gruppo, Thomas Pesenti alla ruota del leader della corsa, quindi ottima la sua prova, bravissimo Giovanni Carboni che passa in testa e scollina in prima posizione, e vedete in un amen è stato ripreso il fuggitivo. È bastata questa accelerazione di Ulissi poi di Carboni, ma vedete che Visma Lise Bike controlla, ha visto il suo compagno Bowman subito dietro, sta facendo l'andatura regolare nella speranza che tutto vada liscio fino al traguardo. Anche Milan Donni si è salvato in questo frangente, il corridore della Lotto Destiny, quindi abbiamo nel gruppo di testa sicuramente Bergmos, Donni, Moniquet, vediamo se anche Vidar si è salvato. Intanto una codata da parte, mi pare, di Staumit nel bivio per Bertinoro. Siamo in fondo alla discesa di Gualdo, abbiamo visto un corridore che è sembrato Florian Caiamini del team MBH Bank Colpack Ballan, bravo il giovane corridore con grande convinzione, l'abbiamo visto nelle tappe precedenti mollare solo negli ultimi chilometri, nell'ultima salita, ragazzo giovane molto forte in salita che l'anno scorso ha avuto una stagione molto travagliata, non ha ottenuto risultati importanti, quest'anno invece sembra avere cominciato con un passo differente, ma è un ottimo scalatore, lo vedremo senz'altro da qualche parte emergere. Intanto abbiamo visto Luca Mattis col numero 42, l'avversario di Bowman nella tappa di Riccione, ricorderete, uomo dell'Unibet, va all'attacco all'ingresso di Bertinoro, quindi sta succedendo in questa fase un po' di tutto. Intanto vedete che
Anche Alessandro Pinarello della UF Group fa parte del gruppo di testa, quindi nutrita la schiera degli uomini della UF Group attorno a Pozzo Vivo, ma Pozzo Vivo non è certamente uno specialista delle volate, ed è Adam Tupalic che va ad avvantaggiarsi, il terzo classificato della tappa di Brisighella, autore di un bel finale, è stato sopravanzato solo negli ultimissimi metri, ha perso la seconda posizione, per un attimo ha lasciato intendere, ha illuso tutti che avesse potuto scavalcare Archie Ryan, invece è morto a 10 metri ed è anche stato superato per la seconda piazza. Però bella questa sua azione, qui siamo in un tratto praticamente pianeggiante, ma la strada va comunque un po' verso l'alto. Intanto anche Lucas Nerurkar della IF Education Easy Post è nella testa della corsa, qui altro passaggio davanti alla casa del compianto Arnaldo Panbianco, per l'ultima volta ci passa per primo Tupalic, di Panbianco e Baldini abbiamo detto prima, e confermo in ultima posizione del gruppo Florian Samuel Caiamini in ultima posizione, nome strano per lui, ma deriva dal fatto che mi pare il papà sia siriano, la mamma olandese, cresciuto nelle file delle giovanili della SC San Lazzaro e della Pianorese di Bologna, quindi un corridore nato ciclisticamente in Emilia Romagna, e ha quest'anno cambiato marcia, l'anno scorso ne ha avuto un po' di tutti i colori, sta facendo molto bene e cercherà di trovare spazio quest'anno al team MBH Bank Colpack Ballan, squadra storica che ha sempre fatto parte del GOTA, del ciclismo dilettantistico italiano, e sta facendo un ulteriore passo in avanti, si parla di progetti molto ambiziosi per loro, vediamo se si svilupperanno, e naturalmente Florian ha intenzione di entrare a farci parte di questo progetto. Intanto Tupalic si butta in discesa da questo punto abbastanza semplice, viene ripreso, ancora tanti corridori, e ripeto, sarà un problemino se arriveranno tutti assieme al velodromo, anche perché bisognerà imboccare il velodromo nelle prime 5 posizioni per poter sperare di sprintare, e comunque a 700-800 metri cominceranno i problemi, perché si metteranno nella stradina di servizio che gira attorno all'impianto a fianco delle tribune, e strada molto stretta evidentemente, quindi complicato riuscire a rimanere nelle primissime posizioni, quindi chi deve sprintare dovrà darsi da fare. Diego Ulissi mi sembra che sia rimasto anche oggi da solo, non vedo nemmeno Torres in questo gruppetto, chiaramente in una volata come questa non ha bisogno di tantissimo aiuto, mentre vedo 4 maglie gialle della Visma Lise Bike, quindi in 5 sono nel gruppo di testa, si sono comportati molto bene oggi, rimane comunque in ultima posizione Caiamini con Pozzo Vivo che va a reclamare che quella è la sua posizione normalmente, quindi Caiamini che tra l'altro è anche molto bravo in discesa, lo conosco dalle categorie giovanili ed è bravo in questa disciplina, quindi vediamo se cercherà di recuperare un po' di terreno, andare magari alla caccia di un piazzamento importante, perché ricordiamo che qui sono squadre continental, ma ci sono tantissimi ragazzi under 23 anche alla prima esperienza con i professionisti, quindi per loro ha un valore particolare anche un piazzamento che potrebbe sembrare di rincalzo una volta visto in questa maniera. Quindi un Caiamini che ha guadagnato un altro po' di posizioni, e vediamo molti uomini della VF Group, perché abbiamo visto Pozzo Vivo, abbiamo visto Pellizzari, Pinarello, mi pare di avere intravisto anche Covili. Pozzo Vivo ci facilita molto il lavoro perché si piazza in ultima posizione e quindi non abbiamo problemi, al di là che è molto riconoscibile anche per il suo stile, stile che non è mai stato il suo forte, però sta facendo bene in questa settimana internazionale di Coppe Bartoli, è esordito correndo alla Tirreno Adriatico, ha strappato un contratto in extremis, vuole concludere la sua 18ª stagione da professionista, lo vuol fare al Giro di Lombardia ad ottobre, però il suo programma naturalmente prevede
soprattutto il Giro d'Italia, è lì che guarda. E intanto, quando mancano 11 km e mezzo al traguardo, quindi quando siamo praticamente arrivati nel tratto pianeggiante, il gruppetto dei leader, forse oggi sono un po' più degli altri giorni, ma non più di 30, direi 25, dove si farà una scommessa, procedono con andatura regolare, con Lotto e Visma a condurre, probabilmente Visma per proteggere il leader che vedete alle spalle dei suoi compagni, anzi al centro della formazione dei suoi compagni, e la Lotto Destiny invece che mi pare più intenzionata a cercare di cogliere una vittoria, che peraltro Jenno Bergmoes meriterebbe, perché ha fatto già diversi piazzamenti in questa corsa e quindi meriterebbe di ottenere un risultato di rilievo. Ma vedete come corrono i ragazzi del Visma, ci sono in questo gruppetto tanti corridori che gareggiano nelle Continental, che non sempre hanno avuto la fortuna in passato di poter fare gare con i professionisti, e vedete corrono uno da una parte, uno dall'altra, uno in coda, uno cerca di guadagnare qualche metro in discesa, mentre vedete come sono compatti, 5 uomini del team Visma, 2 il leader, altri 2, e in questo momento Bowman si sfila, lascia passare gli altri 2 compagni per starsene più comodamente in coda al drappello dei suoi compagni di squadra. Vedete che l'andatura non è altissima, ma proprio per il motivo che vi ho spiegato prima, vento contrario e anche che soffia in maniera abbastanza decisa in senso contrario alla corsa, quindi non è nemmeno facile un tentativo negli ultimi chilometri, a parte che quando squadre di questa importanza lavorano in questa maniera possiamo dire che è col vento contrario addirittura praticamente impossibile andare a cercare un'azione solitaria o anche di un gruppetto, anche perché metà di questo gruppetto lo compongono gli uomini di Lisba, Lotto e VF Group, e gli altri sono al massimo 2 per squadra, quindi molto complicato cercare l'avventura. Prevedo qualche chilometro abbastanza interlocutorio con gli uomini della leader a tentare di mantenere alta l'andatura, ad aiutarli qualcuno della Lotto Destiny per portare in volata, se possibile, il loro uomo più forte, Jenno Bergmoes, posto vivo classico in ultima posizione, in penultima la sorpresa di ieri, almeno per quel che mi riguarda, Lucas Nerurkar, un ragazzo che ieri si è piazzato in quarta posizione andando ad arrivare a braccia alzate e pochi metri dopo il suo compagno di squadra Archie Ryan, che è andato a vincere. Oggi non l'abbiamo visto nemmeno una volta Ryan, e questo mi meraviglia, vuol dire che probabilmente è arrivato un po' stanco all'ultima tappa, perché nelle sue corde c'è lo spirito di andare sempre all'attacco, e quindi direi che è abbastanza strano che non abbia attaccato quest'oggi. Ci ha abituato a provarci tutte le volte, intanto vedete che comincia a provarci qualcuno, è proprio stranissimo, Diego Ulissi ha accelerato subito, un uomo della WF, un altro della Lotto Destiny, come avevamo detto, rapporto di scuderia, ci sono 3 squadre che hanno il 50% degli uomini che compongono il gruppo di testa, quindi Ulissi deve provare a staccare Bowman, anche perché dovesse vincere la tappa sarebbe comunque a pari tempo con Bowman, e quindi il piazzamento che otterrà il corridore del Visma sarà determinante per fare il calcolo su chi sia in testa alla classifica generale, quindi situazione anche da questo punto di vista abbastanza stressante. Quest'oggi la maglia della classifica a punti era sulle spalle di Bowman virtualmente, perché già veste quella del leader del generale. Per i giovani invece Archie Ryan ha 8 secondi di vantaggio su De Pretto, quindi c'è anche questo tipo di braccio di ferro. Archiviata la pratica maglia verde con il bravissimo Tarozzi, che è andato anche oggi a conquistare altri punti anche se non gli servivano, quindi una tappa che ha ancora molte cose da dire, perché Bowman e Bergmoes sono appaiati a 20 punti
e De Pretto due punti in meno, quindi anche per la maglia di leader della classifica punti c'è questa lotta intestina, ma la lotta più importante è quella per la maglia di leader e è veramente un discorso di secondi. Vedete col numero 22 con le maglie di leader Bowman accerchiato dai suoi compagni di squadra, mentre Van Beckum anche lui quest'oggi tra i primi assieme ad altri tre compagni di squadra, quindi in cinque della Visma Lise Bike nel gruppo di testa, e sono senz'altro in grado di organizzarsi al meglio. Posto vivo classico, ultima posizione del gruppetto, c'ha i suoi compagni di squadra che dovranno fare loro del loro meglio, con Pellizzari, Pinarello e Covili, però nessuno di loro è particolarmente veloce. Abbiamo già visto abbozzare un attacco da parte di Pellizzari che ci ha anche provato quando si è mosso Ulissi, ma probabilmente non avevano fatto i conti col vento contrario. Quella è un'azione che può avere qualche speranza di successo negli ultimissimi chilometri, ma chi poi dovesse attaccare negli ultimi chilometri, ovviamente parlo dell'ultimo chilometro, ultimi due chilometri, a quel punto non ha più modo di recuperare per la volata. Ulissi si porta in testa al gruppo con il trenino della VF alle sue spalle, trenino con tre uomini più Posto Vivo, che comunque imperterrito rimane in ultima posizione. L'anno scorso si classificò qui nel velodromo in seconda posizione, ma arrivarono in tre e venne preceduto da un altro irlandese, da Ben Healy. Vedete con il casco rosa Archie Ryan, che veste la maglia della classifica punti, perché Bowman non ne poteva portare due oggi, e quindi poco riconoscibile a prima vista, anche un uomo della Tudor nel gruppetto di testa, e potrebbe essere Reichenbach uno dei due Tudor che è stato ripreso l'ultimo giro, vediamo se può essersi salvato. Marco Brenner non l'ho mai visto durante tutte le scalate, quindi non sappiamo se farà parte di questo gruppo. Tanto Posto Vivo ultimo, vediamo anche il giovane Pescador del GV Erco Shimano in questo gruppo, ragazzo che è tra i primi 5 under 23 nella classifica generale, bravo, si è fatto notare poco perché ha sempre corso in difesa, ma è sempre arrivato con i primi, quindi molto bravo. Comunque qui siamo ad un'ennesima rotonda, siamo praticamente a 4 km dall'arrivo, quindi a 3 dall'ingresso nel velodromo Servadei qui a Forlì, e vedete che allora abbiamo il finale 5, 3 e 4, quindi anche Alessio Martinelli fa parte del gruppo di testa per quello che riguarda la VF Group, non lo avevo notato fino ad ora, quindi una VF che ha 5 corridori perché 4 più Posto Vivo, quindi Martinelli, Pellizzari e Pinarello fanno parte del gruppetto più Posto Vivo. Di questa squadra fa parte Emanuele Tarozzi, che è stato per 100 km in fuga, quindi direi che si sono fatti notare moltissimo, bravi, hanno corso molto molto bene. Thomas Pesenti un po' indietro, in ultima posizione un uomo della Visma, si tratta di Staumit, che ieri ha pagato un po' e oggi probabilmente è un po' stanco. Paul Double, scalatore, anche lui nelle ultime posizioni del gruppo, numero 91, col numero 3, il quarto classificato di ieri, Lucas Nerurkar, corridore sconosciuto. Intanto qui un paio di sparti traffico che precedono l'insegna dell'ultimo chilometro. Quando si vedrà l'insegna dell'ultimo chilometro saremo quasi all'ingresso del velodromo. Adesso un lungo rettilineo con un'andatura che si è notevolmente alzata, con Van Beckum a fare l'ultimo sforzo, dietro di lui Milan Vader per cercare di portare Bowmans nelle migliori posizioni possibili, un compagno di squadra anche per Davide De Pretto, mi è sembrato Lucas Hamilton, vediamo se moto ce lo inquadra, sì è Hamilton con De Pretto alla sua ruota. Ulissi si deve arrangiare, non ha nemmeno un compagno di squadra, quindi molto dura per lui. Mi pare che voglia rimanere fuori dai problemi Posto Vivo, si accontenta del suo risultato in classifica generale. Vedete alla fine di questo rettilineo il teleobiettivo va a cercare il cartello dell'ultimo chilometro,
con Van Beckum e Vader che stanno cercando di mantenere alta l'andatura. Il vento è laterale proveniente da sinistra, quindi più contrario che laterale. Sta facendo il massimo con Tim Engrat, col numero 23, in leggera difficoltà, che cerca di dare una mano ai suoi compagni in testa, ma non riesce, non ce la fa, e tra l'altro è dalla parte sbagliata perché prende un po' di vento, grandissimo rotondone dell'ingresso in tangenziale. Vediamo se lo prenderanno tutti da una parte o se si dividono in due. Si dividono in due, mi è parso di vedere due corridori che hanno girato dalla parte destra. Guardiamo se avrà sortito qualche vantaggio, mi pare di no, quindi ancora Van Beckum e Vader in testa con Bowman in terza posizione. Intanto Diego Ulissi sta prendendo un po' di vento. Sylvain Moniquet col numero 65 cerca di guadagnare qualche posizione, dovrebbe cercare a questo punto di aiutare Berkemos, il suo compagno più veloce. Ulissi sta prendendo tanto vento in questa fase, purtroppo per lui non ha nemmeno un compagno. Intanto il corridore della Tudor è il numero 105, Mattis Rondel, quindi un ingresso nel velodromo che vede un Bowman in coda, lo vediamo negli ultimi 5-6, probabilmente ha deciso di arrivare in scia, di rinunciare ad andare a sprintare, anche perché adesso la strada si fa, quando girano a sinistra, molto stretta. Bravi invece i ragazzi di Reverberi che, dopo aver galleggiato in coda al gruppo per un gran tratto, stanno cercando di portarsi in testa. E una bella prova questa con Pellizzari, Pinarello e Martinelli. Martinelli che forse è il più scaltro di questi. Intanto è uno spartitraffico molto ben segnalato e protetto, svolta a sinistra e qui ci si mette nella strada di servizio molto stretta, chi è dietro è tagliato fuori. E vediamo che Van Beckum, dopo il grande lavoro fatto, si rialza anche il compagno di Berkemos. Intanto sta un Mit in coda al gruppo con Giovanni Carboni in prima posizione, con in seconda Berkemos, in terza Depretto e Arci. Intanto una foratura, siamo comunque nell'ultimo chilometro, avrà accreditato dello stesso tempo. Ingresso nel velodromo con Berkemos in seconda posizione, l'uomo più veloce però Davide Depretto in buona posizione. Rettilineo finale con Berkemos che va a sprintare, Ryan non riesce a rimontare, toglie solo il podio a Depretto, quindi Berkemos in prima posizione, il pronosticato corridore belga della Lotto Destiny in seconda posizione. Abbiamo visto Arci Ryan rimontare oppure Lucas Nerurkar, cercheremo di capire meglio. Ero concentrato molto su Davide Depretto che mi pareva in condizione di poter ambire al successo, e invece negli ultimi metri nel rettilineo finale col vento contro, vedete, netta la vittoria di Berkemos. Davide Depretto che deve addirittura difendersi per quel che riguarda tenuta del podio. Giovanni Carboni in quarta posizione, confermo secondo Lucas Nerurkar che dopo il quarto posto di ieri ha ottenuto un altro ottimo risultato, quindi podio che vede come da copione, e se lo meritano per il lavoro che hanno fatto, il corridore belga della Lotto Destiny Jenno Berkemos in seconda posizione, ufficiosamente Lucas Nerurkar della Education Easy Post, e in terza posizione il bravissimo Davide Depretto. A questo punto, per il gioco degli abbuoni, mi pare di dire che ufficialmente Bowmans ha vinto la 25esima edizione della settimana internazionale di coppie Bartali. Qui vedete all'imbocco della curva che Berkemos è ancora appaiato a Giovanni Carboni con le mani sui freni, doveva comportarsi un po' più da pistard. Comunque una buona quarta moneta per lui, con il suo compagno di squadra Pesenti comunque nei primi 10. Risultato centrato per Visma Lise Bike, con Bowmans che ha potuto godere dell'aiuto di diversi compagni di squadra, bravo, molto bravo. Nella classifica generale un rapido aggiornamento prima di quella ufficiale: Berkemos ha conquistato i 10 secondi di abbuono, quindi va a 8 secondi nella generale e balza in seconda posizione. Per
Nerurkar non era nelle primissime posizioni della classifica, quindi poco cambia per lui. Davide Preto invece con 4 secondi, piccolo passo in avanti, ma non gli vale nulla perché Diego Ulissi aveva 7 secondi di vantaggio su di lui, quindi accorcia, ma niente da fare per lui. Quindi la classifica generale vede Bowman primo, Archie Ryan secondo con 9 secondi, viene in qualche modo scavalcato da Berkemos, quindi Bowman, Berkemos, Ryan, Ulissi, ufficiosamente i primi 4 della classifica generale. Replay dall'interno, vedete che Giovanni Carboni con le mani sui freni, mi sembra un atteggiamento non proprio correttissimo, viene superato da Berkemus, che invece ha fatto vedere in diverse volate di avere questo nelle sue caratteristiche, bello il sorriso. Altra sorpresa di Nerurkar, ragazzo 21enne che anche oggi si piazza tra i primissimi, secondo stavolta, e grande Davide De Pretto del team Jayco Alula, che va a conquistare un podio e un abbuono che però non gli vale la conquista del podio della classifica generale. Immagini, intanto vedete le bandiere come sono tese, il vento negli ultimi chilometri no, ha sconsigliato anche per il lavoro del team Visba. Ecco l'ordine d'arrivo ufficiale, confermato quanto abbiamo asserito in telecronaca diretta. Geno Berkemos del team Lotto Destiny vince l'ultima tappa da Forlì a Forlì, in seconda posizione il britannico Lucas Nerurkar, Davide De Pretto, Giovanni Carboni, Gianluca Brambilla, Alessandro Pinarello dal terzo al sesto posto, tanto tricolore, Marco Brenner, molto bravo questo giovane corridore, vincitore della prima tappa Pesaro, prima maglia, Pesenti, Martinelli, Ulissi, altri tre italiani, ottavo, nono e decimo. Con il corridore della team Visma che si conferma leader e vincitore della 25esima edizione della settimana internazionale di Coppi e Bartali, Cohen Bowman, Gianluca Giardini vi dà il ben trovati quest'oggi, ma vi dà appuntamento alla 26esima edizione naturalmente. Speriamo vi siate divertiti in questa settimana, i corridori si sono dati battaglia, è stata una corsa molto divertente. Con questo direi che da Forlì è tutto, da Gianluca Giardini un saluto e un ringraziamento.